Un saluto cordiale a tutte le cittadine e i cittadini lecchesi. Vengo a voi con questo messaggio perché la situazione di contrasto al coronavirus ha bisogno della collaborazione ancora più marcata di tutti voi. I numeri non accennano a diminuire, né quelli dei contagiati, né quelli delle persone malate gravemente che hanno bisogno di cure sanitarie intense, anche nel nostro territorio. Il tema non riguarda più solamente i nostri cari anziani, riguarda persone adulte che sono in rianimazione. I dati che Regione Lombardia questa mattina ci ha fornito sono dati drammatici anche per il nostro territorio. Di fronte a questo occorre ricorrere anche alla memoria, all'esperienza. Non è una battuta quella che sto facendo, ma le due realtà che stanno sconfiggendo il virus sono quelle dei comuni della cintura del Colognese, dove c'è stato un abbassamento significativo, e la realtà cinese di Wuhan, una provincia, come sappiamo, di milioni di abitanti. E l'hanno fatta perché si sono messi in quarantena in maniera totale. Anche noi dobbiamo fare così, è inutile girarci attorno. Ci sono delle misure che già sono state attuate, la chiusura delle scuole, il contenimento dei servizi pubblici in maniera essenziale, la libertà di movimento di tutti noi che è stata limitata solo alle esigenze di lavoro. Non siamo sicuri che queste misure bastano. Ma dobbiamo innanzitutto attenerci, sapendo che osservando scrupolosamente queste indicazioni, stando a casa e uscendo solo per delle motivate necessità, non facciamo un favore a chissà chi, ma facciamo un favore innanzitutto a noi stessi, al benessere della salute che è fondamentale. Tanti di voi mi dicono: ma come posso essere vicino, come posso far sentire agli operatori della sanità la nostra vicinanza? Vi farò poi una proposta dal punto di vista economico, ma adesso il modo migliore per essere al fianco degli operatori della sanità è quello di creare l'abbassamento significativo di quelli che sono appunto i fattori di contagio, quindi il distanziamento dalle altre persone, quello che tecnicamente si chiama distanziamento sociale, parola un po', come dire, brutta, che significa che dobbiamo evitare il più possibile il rapporto con le altre persone. Questo sforzo che ci viene chiesto è importante. Non banalizziamo, ogni situazione può essere foriera di rapporti che contengono dentro di sé il tema del contagio, che oramai è trasversale alle categorie, alle persone. Cosa stiamo facendo come amministrazione comunale? Anche noi ridurremo i servizi. Il comune non chiude. Comune sarà sempre al fianco della città, soprattutto in questo momento, e sarà al fianco delle persone più fragili e malate. Il comune però deve ridurre i propri servizi, quindi non sarà più possibile venire in comune senza appuntamento, se non per accedere al protocollo, per fare la denuncia di nascita e di morte e per eventuali emergenze. Per tutto il resto vi prego di anticipare la vostra venuta in comune fissando un appuntamento. Il centralino o i numeri dedicati che trovate sul sito vi indicheranno quello che è l'ufficio di riferimento. Ma vi prego anche di telefonare, di fissare appuntamenti per certificati o per altre cose che siano indispensabili. Nelle prossime 2 settimane, da subito, noi abbiamo bisogno di stringere ulteriormente i bolloni di queste misure. Vuol dire che dobbiamo veramente uscire di casa solo se c'è una necessità. Mi rendo conto che magari il fatto di essere a casa da scuola o dal lavoro può facilitare il fatto di andare a fare magari una certificazione o venire a chiedere delle informazioni, ma se non è necessario, non è questo il momento per muoversi. Abbiamo anche sul sito la possibilità di scaricare certificazioni online, possibilità in qualche modo di usare le nuove tecnologie anche per questo. Quindi vi raccomando e chiedo la vostra collaborazione, muovetevi solo se c'è necessità e venite in comune solo previo un appuntamento. Ulteriori cose vorrei dirvi. La prima è che ringrazio quegli operatori commerciali e le loro associazioni, quei rifugisti che già in questi giorni spontaneamente hanno chiuso le loro attività con un grande senso di responsabilità. Sapete che queste attività possono operare fino alle ore 18, tanti di loro hanno scelto invece di chiudere definitivamente. Peraltro questa è una misura che insieme ai sindaci lombardi e alla regione stiamo chiedendo che il governo imponga come obbligo
a breve, proprio perché abbiamo bisogno in queste 2 settimane di un coprifuoco totale. Lasciatemi usare questa dicitura certamente non bella. Che cosa significa questo? Significa che anche quei luoghi di relazione, al netto di quelli che sono i servizi essenziali che riguardano ovviamente l'apertura dei negozi per i generi alimentari, le farmacie, le manutenzioni, ma tutto il resto che non è necessario ed essenziale alla vita quotidiana, venga per almeno 15 giorni, se non fino al 3 di aprile, sospeso. Un ultimo appello, infine, abbiamo parlato degli anziani, di chi più ha bisogno. Il comune ha un numero dedicato a questo, che è operativo tutti i giorni. Ed è la possibilità di infondere informazioni e di segnalare situazioni che hanno bisogno. E per chi vuole dare una mano economica ai nostri ospedali e ai nostri sanitari che sono al fronte, la Fondazione Comunitaria Lecchese ha aperto una sottoscrizione straordinaria per acquistare in via urgente materiali, attrezzature, acquisto di servizi che possono servire ad aumentare la capacità di risposta ai bisogni. Allora, l'ultimo appello, la vicinanza che vogliamo dire a chi è malato, ai sanitari che li stanno curando con una abnegazione che è veramente ottimale, il modo migliore è astenersi dalle relazioni, cercare il più possibile di stare a casa e se si vuole dare una mano concreta anche di tipo economico. Le due cose stanno insieme. La situazione è difficile, l'ECCO come sempre in tante occasioni critiche ce la farà. La Regione Lombardia ce la farà perché è una straordinaria e grande regione, l'Italia nel suo insieme ce la farà, ma questi 3 livelli istituzionali non possono far nulla senza la collaborazione convinta di voi cittadini. Io confido molto in voi. Sarebbe il regalo migliore che ci facciamo quello di essere corresponsabili di un superamento di questa difficoltà o almeno di un contenimento raggiunto con il contributo di tutti. Grazie.